E quando? Non mi aveva Ti detto dispiace? Niente. È il mio posto. Oh, scusi, non lo sapevo. Non fa niente, non preoccuparti. Che leccaculo. Esci da questa stanza. Perché? Non guardarmi e non parlarmi. Alza il culo da quella sedia di cuoio italiana ed esci immediatamente da questa stanza. Forza, sbrigati. Dai, muoviti, lumaca. Fuori! Puoi sederti. Ci aspettiamo che tra colleghi ci si tratti con un certo rispetto. Bene, prima di cominciare, qualcuno di voi ha superato l'esame Serial 7? Sì, io ho anche l'attestato. Buon per te, puoi andartene. Come? Perché? Noi non assumiamo broker, li formiamo. Tu raccogli i tuoi stracci, fuori. Ok, la storia è questa. Non sprecherò il vostro tempo. Spero che voi non vogliate sprecare il mio. Quindi sarò breve. Se lavorerete in questa società, guadagnerete il vostro primo milione di dollari in 3 anni. È chiaro? Ve lo ripeto. Voi farete $1 milione. In soli 3 anni. 3 anni dal primo giorno di impiego alla J.T. Marlin. Non c'è dubbio che diventerete milionari se lavorerete qui. Il solo dubbio è quanti milioni farete. Credete che scherzi? Non sto scherzando. Io sono un milionario. Strano sentirlo, vero? Vedete, è strano anche dirlo. Ma che piaccia o no, sono un milionario. E indovinate quanti anni ho? 27. E sapete cosa sono qui? Io qui sono un anziano. Questa società è piena di persone della vostra età, non della mia. Per fortuna sono molto bravo nel mio lavoro, altrimenti sarei già fuori. Voi siete la nuova linfa e tornerete a casa ricchi. Voi siete i cazzi duri del futuro di questa società. Mi sembrate tutti affamati di soldi. È un bene. Chi dice che il denaro è la radice di tutti i mali non ha un soldo. Non fanno la felicità. Guardate che cazzo di sorriso che ho stampato in faccia. Da un orecchio all'altro, vero? Volete dettagli? Bene. Io guido una Ferrari 355 Cabriolet. Che altro? Vivo in una splendida casa, nel South Fork. Ho qualsiasi gioco a cui possiate mai pensare. Ma soprattutto, dispongo di liquidità. Ok, ora avete visto che è possibile. E sapete come ci si arriva? Ci si arriva facendosi il culo per questa società. Vogliamo dei vincitori, non dei perdenti. I perdenti lavorano a orario. I perdenti chiedono tutte le vacanze a cui hanno diritto. Vacanze. Chi lavora qui lo fa per un solo motivo: diventare schifosamente ricco e basta. Non siamo qui per fare amicizia, non vogliamo salvare il mondo. Volete le vacanze? Andate a insegnare alle scuole pubbliche. Allora, i primi 3 mesi sono come apprendista a $150 a settimana. Superato l'esame Serial 7, diventerete broker junior e stabilirete rapporti di clientela attraverso il vostro capo. Dopo 40 vendite, inizierete da soli. Il cielo è il limite. Durante l'apprendistato, gli amici, la famiglia e altri broker vi diranno che non valete niente. È vero, 150 a settimana non sono molti. Ma non dategli ascolto. Siete qui per imparare ed è il momento giusto per farlo. E superato l'esame, non vi importerà più niente. Sono amici che non servono. Quando direte quanto guadagnate in un mese, non vi crederanno. Non importa, vaffanculo! Ai vostri genitori non piace la vita che fate, vaffanculo anche a loro! Quando vedranno che gli regalerete il fuoristrada, non avranno più niente da dire. Ora andate a casa e pensateci. Pensate bene se questa cosa fa per voi o no. Se decidete di no, beh, non dovete vergognarvi. Non è per tutti. Grazie. Ma nel caso vi interessasse, chiamatemi lunedì e ne parleremo. Non sprecate il mio tempo. Bene, è tutto.